Nei mesi scorsi, con un dettagliato servizio giornalistico, denunciammo la presenza nel campetto antistante la sede distaccata del Tribunale di Napoli in via Michele Mazzella Ischia di due porte da calcio a rischio crollo. Una delle due risultava particolarmente pericolosa perché era tenuta in piedi da alcune pietre che ne circondavano i pali e qualche giorno prima della nostra denuncia giornalistica, nel mentre era in corso una partitella di calcio, crollò improvvisamente a terra e per poco un bambino non fu colpito dalla traversa. Si trattò di una tragedia sfiorata. Quando demmo notizia dell'avvenuta messa in sicurezza della porta presente sul lato sinistro del campetto, sottolineammo che anche la porta che si trova al lato opposto necessitava di un intervento di ordinaria manutenzione, con un miglior fissaggio nel sottosuolo dei due pali. Purtroppo il nostro appello è caduto nel vuoto, visto e considerato che a qualche mese di distanza il mancato intervento di messa in sicurezza ha fatto sì che ora quella porta rappresenti un gravissimo pericolo per l'incolumità dei bambini che a decine ogni giorno si recano a giocare su quel campetto. Infatti, così come si era verificato per l'altra porta, anche questa attualmente viene mantenuta da alcune pietre sistemate dai ragazzi. Assurdo. Quello che ora ci chiediamo stupiti è questo. Ma possibile che nessuno veda nulla? Possibile che nessuno si renda conto del grave pericolo che in quel campetto ingombe come una spada di Damocle sulla testa dei nostri figli? Cosa si aspetta per intervenire con la massima urgenza ad eliminare il pericolo? Aspettiamo prima che si faccia male qualche bambino o peggio ancora che ci scappi la tragedia come è già avvenuto su altri campetti sparsi per l'Italia? Sindaco Giosi Ferrandino, assessori e consiglieri comunali tutti, almeno in questo caso, date il senso della vostra seppure inutile presenza sul municipio di Ischia. Fate mettere immediatamente in sicurezza la porta di calcetto a rischio crollo presente nel campetto antistante la sede distaccata del Tribunale di Napoli a Ischia. Diversamente, dopo la nostra denuncia giornalistica, se malauguratamente qualche bambino dovesse farsi male, nessuno, ma proprio nessuno, in questo caso, potrà dire io non sapevo.